Ciao a tutti, oggi vi presenteremo le fagottine alle mele e crema pasticcera. Abbiamo sbucciato due mele e le abbiamo ridotte in cubetti. Aggiungiamo un cubetto di burro, due cucchiai di zucchero. Succo di limone, poi vi serviranno una pasta sfoglia rettangolare che per il momento mettiamo in frigo e 200 g di crema pasticcera. Andiamo a cucinare le mele, anzi aggiungiamo un pochettino di cannella. Cannella a piacere, quanto vi piace. Metto tutto. Andiamo a mettere sul fuoco. Cuciniamo affinché le mele diventino morbide, ma non a purea, un pochettino morbide. Ve ne accorgete quando lo zucchero già è sciolto, si vede che e si asciuga lo zucchero, vuol dire che sono cotte. Ma la mela è pronta, non è sfaldata, è ancora rimasta a pezzettini. Il liquido si è assorto tutto. Ora la lasciamo raffreddare e poi incominciamo a fare i nostri fagottini. Ora prendiamo la pasta sfoglia, la srotoliamo e la tagliamo in tre pezzi. La tagliamo poi a metà. Cioè, sei pezzi vengono. Mettiamo una bella cucchiaiata di crema pasticcera, un pochettino di mele. Andiamo a chiudere. Friggiamo per bene. Ci assicuriamo con la forchetta. Facciamo tre taglietti. Le mettiamo sopra la teglia. Ora prendiamo un tuorlo e lo passiamo sopra i fagottini. Accendiamo il forno già a 200 gradi. Inforniamo a 200 gradi. Per un 25-30 minuti, comunque appena diventano dorate sono pronti. I fagottini sono pronti, li abbiamo spolverati di zucchero a velo. Spero che vi siano piaciuti. Ditemi come sono. Alla prossima. Ciao a tutti, un bacione.